I'm the Trumpster, motherfucker. Bella ragazzi, sono Darkest Beppe, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui su Call of Duty Black Ops 2 e questo qui è un semplice commentary, raga, ma è un commentary veramente particolare per me, perché oltre ad essere un 99 kill su demolizione su Nuketown, perciò abbastanza semplice, sei un buon team, fare un 100 più, anche se io non l'ho fatto. Però in questo gameplay qui, oltre a parlarvi del gameplay, che vi illustro soltanto la mia classe, che era un MSMC con caricatore rapido e canna lunga, e le serie erano Visato Orbitale, Vito, Mezzo Vito e Sciame, mi sembra, Sciame. E niente, adesso mi sembra che come specialità 1 stavo usando Inflessibile e Antischegge, la specialità 2 è Sciacallo e la specialità 3 o Maschera Tattica o Destrezza, adesso non mi ricordo bene. Comunque, volevo parlarvi un po' se mi consigliate di prendere la partner oppure ancora troppo presto. Volevo confrontarmi insieme a voi, visto che questo gameplay qui è abbastanza lungo. Volevo dirvi un po', cioè, se pensate che per è ancora troppo presto prenderla oppure è il momento giusto per iniziare a prendere la partner. Io non lo so, volevo un pochino confrontarmi insieme a voi le vostre idee, cosa ne pensavate della partner, così se è ancora troppo presto oppure dovevo prenderla già prima. Non lo so, ditemelo nei commenti, raga, come la pensate sull'argomento della partnership e dove posso prenderla, perché insomma Machinima un pochino, ovviamente mi spiega il telefono, Machinima sicuramente no, per intanto ancora non penso che posso prenderla, perché devi avere un tot di iscritti e un tot di visualizzazioni al giorno che io non ho, perciò per il momento Machinima è da scartare, oppure praticamente io siccome vorrei prenderla con quella, no raga, o aspetto che salgo di iscritti e di visualizzazioni al giorno quando pubblico il video, oppure prenderla da un altro sito, cioè come alcuni mi hanno consigliato TGN o se no Social Blade, cioè ce ne sono molte da dove prenderle, però siccome io in questo ambito non me ne intendo molto, volevo magari sapere i vostri consigli su questo argomento. E niente, cioè io sono intenzionato a prenderla, perché io avevo intenzione di prenderla o quando facevo un anno su YouTube oppure quando arriverò ai 1000 iscritti. Adesso io non lo so, però cioè non ho idea raga di quando prenderla, come prenderla. Per fortuna c'ho alcuni amici che se ne intendono di come prendere la partnership e lo farò insieme a loro, oppure vedrò io come fare, ci girerò un pochino intorno. Comunque questa partita qua stava giocando Itax Editors, che è un mio carissimo amico, che è uno che gioca in un clan di trickshot italiani di Black Ops 1-2 e anche COD 4 mi sembra, no COD 4 no, fa buonissimi montaggi di cecchini, soprattutto di trickshot, e niente, volevo nominarlo perché mi sembra giusto, perché nell'ultimo pezzo della partita gli avevo detto se potevano conquistare lui, poi mi sembra che c'era suo fratello o un altro del suo clan che saluto, e gli avevo chiesto perché alla fine ero veramente agli sgoccioli delle kill che potevo fare, ed è grazie a lui anche che sono arrivato alle 99 kill. E ovviamente il 100 io qua non lo farò mai su Black Ops 2 e nemmeno su MW3, perché sarò sfigato sia là su MW3 e sia qui su Black Ops 2, cioè sarò sfigato su tutti i Call of Duty. Adesso raga, io stavo pensando di portarvi anche qualche gameplay di Battlefield, però io ve lo dico, io lì sono veramente una pippa, cioè io faccio veramente cagare lì, potete dirglielo anche dandomi che Emilietto, però io faccio veramente schifo. Lui è forte, però per esempio se magari volete
uno sclero su Battlefield, quello si può fare, perché siccome io essendo una merda a giocare lì, le cose, cioè, alla fine, com'è che si dice, si congiungono, ecco, perché essendo merda, avendo una connessione di merda, non sapere giocare a Battlefield, un bello sclero di quel gioco ci starebbe. Adesso ditemelo nei commenti se vi va. E ancora la partita è molto lunga, perciò abbiamo ancora parecchio tempo per parlare insieme. E sinceramente io non so più di cosa parlare, perché della partner infine non c'è da... Ma guardate questo nabbo, io non me la ricordavo questa kill. Comunque della partner alla fine non c'è da parlare molto, perché c'è... Io ci stavo pensando da veramente tanto tempo, e ancora non sono giunta a una conclusione né quando farla e né dove prenderla, ecco. E perciò ditemelo voi se ve ne intendete di quell'ambito di argomento, e ditemelo. E niente raga, cosa vi posso dire? Domani è il 31 di giugno e siamo praticamente agli sgoccioli della scuola. Io ho 3 materie sotto in questo momento, perché una puttana di chimica mi ha messo, preso 5 di una verifica, e adesso come adesso ce l'ho, c'ho 5.6, perciò non so cosa fare. Poi c'ho fisica sotto col 5.4 e informatica ce l'ho con il 5. Magari, boh, non lo so, magari fanno i bravi e una me la mettono sopra e vengo rimandato di qualche una, due, boh, non lo so, perché io essendo stato bocciato 2 volte, però io andavo al liceo, perciò la scuola è molto, ma molto diversa. Le cose erano diverse, a me mi hanno bocciato con 4 sotto, con il 5, alcune con il 5 e mezzo. Invece qua mi hanno detto, per esempio, miei amici che sono passati, che ne avevano per esempio 5 sotto con il 5, e sono stati rimandati di 2 materie. Adesso io non lo so, però cioè, boh, lo spero, perché almeno vi porto molti, ma molti video della mia moto che prenderò in futuro, oppure a breve, perché sinceramente mancano soltanto effettivi, mancano 9 giorni, no, sì, 9 giorni alla scuola, no, 10, per, no, 8. Perché io faccio la settimana prossima, questo video lo vedete domani, e perciò sì, 8 giorni farò di scuola, perciò ho veramente poco tempo per recuperare, e lo spero, ecco. Io sono veramente raffreddato come un porco, perché qua in Piemonte il tempo fa veramente schifo. Allora, fino a 2 giorni fa diluviava, tempesta, fulmini, invece adesso cosa c'è? Il sole che... picchia, ma veramente, cioè, boh, da andare al fiume adesso e andare a prendere il sole invece non si può, perché l'aria ancora è fredda, e allora ovviamente uno si ammazza, no? Cioè si ammazza nel senso si ammala, e mamma, io c'ho un raffreddore, raga, che non vi potete nemmeno immaginare. E niente, io adesso quando finirà questo commentare qui, molto probabilmente andrò a prendere magari una spacchetta, cioè andrò a prendere il PSN card, come cazzo si vogliono dire, da 20 euro, ne prenderò uno io con i miei soldi, magari uno me lo faccio regalare da mio papà, oppure me ne prendo io uno soltanto e basta, almeno vi porto un altro pack opening, perché vedo che piacciono molto quei video lì di FIFA, e porterò anche un video di, ovviamente, della Rosa, cioè praticamente vi faccio la scaletta, raga, che nei video che vi potete aspettare. O FIFA pack opening, oppure Road to Division 1, oppure c'è Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, che non lo voglio proporre, poi prego più, no, più magari Battlefield, perché devo sentire Miglietto se ha Skype, se ha acceso, cioè se ha, non ha rotto il computer, almeno faccio un bello sclero insieme a lui quando abbiamo casa libera tutti e due. Poi c'è Formula 1 2012, Need for Speed Underground 2, Most Wanted, poi cosa c'è? Far Cry, è vero, Far Cry, magari Assassin's Creed, cioè vi sto dicendo tutti i miei giochi, dei video che magari posso fare. MV3, che molti me l'hanno chiesto, magari faccio un live, un altro live con il cecchino. Poi cosa c'è? DJ Hero, è vero, DJ Hero non ve l'ho ancora mai portato, cioè ve l'ho portato una volta, però ho portato Guitar Hero, ma non DJ Hero.
poi magari Gran Turismo 5, vero, anche posso portarvi. Ho molti giochi da proporvi, però il tempo è come scarseggia in questo periodo. Vedremo un po' cosa fare, raga. Sicuramente appena finisce la scuola aspettatevi un video al giorno, proprio, ma veramente tanti, perché siccome, allora ve la racconto, sai, perché tanto c'è tutto il tempo. Io l'anno scorso sono stato bocciato e praticamente sono andato a lavorare con mio papà per 3 mesi, e io in quei 3 mesi lì mi sembra che avevo appena iniziato la mia avventura su YouTube. E praticamente io ancora non me ne intendevo molto, perciò pubblicavo magari 2 video, 3 video al giorno, se non una settimana. E praticamente io quando tornavo dal lavoro magari registravo qualche live così, perché tempo non avevo, raga, perché arrivavo stanco morto. Arrivavo alle 6 dal lavoro, iniziamo alle 8 di mattina, finivo alle 6 di sera senza nemmeno essere pagato. E cosa che mi stavo dicendo? Ho perso il filo del discorso. Ho visto quella macchina lì del cazzo, sono andato in palla, cioè sono andato in fissa. Vabbè, comunque. E invece, a differenza di quest'estate qui, che allora molto probabilmente mi arriva la moto, perché io adesso come adesso ne ho 3 sotto, se tutto va bene, perché domani ho l'ultima verifica d'inglese, perciò devo ripassare. Comunque, se tutto va bene, ne ho 3 sotto, perciò vengo rimandato, no? Io sinceramente con mio papà volevo andare a lavorare, perché almeno facevo un po' di palestra, perché il mio fisico scarseggia, no? Palestra, cioè facevo un po' di pesi, ecco, come si vuol dire, perché l'anno scorso mi aveva fatto portare cemento, malta, da un posto, cioè tipo dalla Sicilia in Piemonte, per farvi un esempio, no? Per farvi capire. E praticamente me ne ero accorto che ero diventato un pochino più robusto. Io quest'estate teoricamente volevo andare soltanto alla mattina, lavorare, e il pomeriggio andare a Fiume con i miei amici, no? Almeno mi tenevo in movimento, il giorno di pomeriggio mi rilassavo, il giorno dopo facevo un giorno di riposo, poi ricominciavo e così via, no? Almeno su per giù mi attenevo a un equilibrio, no? E invece mio papà, la cosa bella è che io gli ho detto che volevo andare a lavorare quest'estate, a fare il muratore, manovale, quel che sia. E lui mi ha detto che praticamente non posso, perché siccome ho ancora 17 anni, non sono maggiorenne e così via, lui lavora sui ponteggi e praticamente non posso andare a lavorare sui ponteggi, no? E allora mi ha detto che non farò il manovale. Perciò ho molto, ma molto tempo da pubblicarvi video, raga, cioè. Se poi se mi arriva la moto, aspettatevi, ma tanti video delle moto. Appena mi arriva farò un video stupendo. E niente, io vi ho fatto un breve riassunto, ecco, di quello che sarà quest'estate. E niente, ritornando al discorso della partnership, per chi qualcuno se ne intende, ecco, basta che me lo dite su dove indirizzarmi, ecco, come per esempio, cioè, ottenere più visualizzazioni per andare verso quel sito lì per la partner, oppure che ne so, magari servono gli iscritti, perché se ne intende, ecco, i commenti qua sotto questo video sono ben accetti, anche gli insulti, perché mi volesse insultare, questo è il video apposta. No, scherzo, dai, non fate i bastardi. E niente, io spero di prenderla il primo possibile, non per i soldi, ma più che altro per fare un BG un pochino meglio, cioè per fare il bannerino più figo. E poi soprattutto perché a me servirà molto l'orario di quando pubblicare i video, no? Perché sinceramente, detto fra noi, raga, i miei video io li pubblico di notte, perché di pomeriggio io il computer lo uso e di sera mi serve per registrare. Perciò l'unico tempo libero per pubblicare un video, perché poi la mia connessione fa schifo, perché ci mettono 4-3 ore video. Perciò ci vuole un bel po' di tempo avanti che si pubblicano. E perciò la parte mi sarebbe molto, ma molto utile per pubblicare video nell'ora prestabilita che voglio io. E quello che volevo dirvi era questo, insomma, sotto forma di riassunto. Niente, io gli argomenti li ho finiti di quelli che volevo parlare con voi. Io sono raffreddato come un maiale inferocido. Un po' di male, non ne raccolto.
E niente, io la moto andrò a prenderla magari settimana prossima o non lo so. Dipende tutto da cosa decide mio papà. E niente, io vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento. Se volete iscrivetevi al mio canale, che stiamo crescendo veramente in numerosi, raga. Ma beh, c'è stato un periodo che ci siamo bloccati a 848, adesso siamo a 853, mi sembra. Cioè, aumentiamo di pari passo. A me è una cosa che mi va molto bene, aumentare di pari passo, non aumentare tutti in un botto così. E niente, magari se riusciamo ad arrivare almeno a 50 like di questo video, io tenterò di fare il live con voi, o magari non per forza il live, magari anche un commento, un gameplay così. Tenterò di fare un 100 più su o su Black Ops 2 o su MW3. E niente, quello che volevo dirvi, beh, l'ho detto, posso darvi la benedizione di Beppuzzo, cioè Ave Maria e Padre Pio in doculo. Sì, vabbè, non l'ho cercato neanche l'arrivo, vabbè, comunque. Raga, se volete lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al mio canale, passate dalla mia pagina Facebook che è in descrizione come ogni video, e anche la canzone dell'intro è sotto nella descrizione, basta che non me la chiedete più perché mi avete scazzato a minchia. No, scherzo, dai. Bombardatemi di mi piace questo video, 50 like e proverò a fare un 100 più, qua si è buggato tutto. Io vi saluto, ci becchiamo al prossimo video, raga, da Beppe è tutto. Bella!